Una cordiale buonasera amici sportivi, ben ritrovati all'appuntamento con il campionato nazionale di Serie D. L'Orvietana fa visita in questo turno infrasettimanale al Poggi Bonzi per la quarta giornata del campionato di Serie D. Due tecnici, Stefano Calderini, Porta Bruni, De Santis, Bonechi, Rocchetti, mentre il pallone è lungo verso Moria che va alla ricerca della sfera, menziona Nicodemo, possibilità per la conclusione, ci prova, è un tiro non irresistibile, nessun problema per Pacini, ancora Brondi, recupera il pallone, se ne va sul settore di sinistra, forse ce la fa, riesce a mettere dentro, pallone debole, attenzione, ancora un pallone messo dentro, c'è il gol dell'Orvietana con la deviazione, mi sembra, di Tomassini, sull'imbeccata di Lorenzo Nicodemo. Muscas, avanza Muscas, va a scambiare Brondi, non riesce a recuperare palla, attenzione, il pallone messo dentro, il triangolo ottimamente e c'è il gol. Gran bella azione questa, non c'è che dire, a chi è ottenuto il triangolo di Borgo che l'appoggia all'indietro, quindi Ricci lo ripropone in mezzo, la palla che sfila da quest'altra parte dove c'è Brondi che lo controlla e poi cerca di girare ma non trova il pallone, non trova la porta, anzi non era Brondi, era Frabotta, mette giù Ricci, prova a mettere dentro, ancora un colpo di testa a liberare, poi la palla per Bragaletti che tenta una conclusione improvvisa, palla che rimbalza di fronte a Pacini, Bragaletti, il tocco è basso, lo scambio con Nicodemo, va al cross effettuato dentro, l'anticipo di testa di Tomassini che la leva praticamente dalla testa di Borgo, Metti e Nicodemo, e Poggi Bonzi che manovra il primo pallone di questa ripresa, pescato Mazzolli, poi a sinistra Riccobono, zona tiro, effettua un gran tiro e qui errore di Rossi sulla conclusione di Riccobono. Parte il cross verso Borgo che di testa rimette dentro, la rovesciata, poi il tentativo, la palla che rimane lì pericolosamente, Pacini, che occasione per l'Orvietana, lascia scorrere qualche secondo, Riccobono poi mette dentro questo pallone deviato e non ci arriva per questioni di centimetri l'inquadrato giocatore, ancora area affollata, pallone in mezzo che filtra, attenzione alla girata, fuori di un soffio su Mazzolli che recupera il pallone, poi serve in profondità, ancora Regoli, attenzione Regoli in area, Regoli, attenzione, troppo spazio, la conclusione Rossi, fuori Omorria, dentro Traoré, profondità a cercare il movimento, poi Nicodemo recupera, va a concludere, è una bella conclusione però è centrale, poi rischia, attenzione il pallone, il pallonetto tentato e la palla che termina fuori, che occasione, ancora un errore, il nuovo entrato Barbera che prova lo spunto bene su Frabotta, attenzione Barbera limite dell'area, in aria Frabotta, sbaglia tutto, poi Bragaletti recupera, ripropone ancora questo pallone che arriva dalle parti di Tomassini, palo clamoroso palo, con palla che carambola addosso a Pacini, Traoré, la velocità di Traoré, prova ad andarsene Traoré ma tiene in capo un ottimo pallone, poi lo serve centralmente e la girata provvidenziale, ancora sta per essere battuto da Guazzaroni, parte Guazzaroni, il pallone in mezzo, il colpo di testa, gol ha segnato Traoré, beh però il gol è giustamente meritato. Fermato, recupera Guazzaroni che allarga bene per Carletti, ancora Carletti, palla sul sinistro, ci prova, il sinistro alto in avanti verso Traoré e arriva il triplice fischio dell'inquadrato arbitro Nirin Salama Andriambelo, finisce 2-2 tra Poggi Bonzi e Orvietana, il primo punto della formazione di Gianfranco Ciccone, un pari che sa tanto di vittoria per la squadra biancorossa che alla fine ci ha creduto e ha portato a casa un punticino quanto mai salutare. Io ci sono.
Mister Ciccone, il primo punto in campionato dell'Orvietana arriva al 90esimo più o meno, in una partita che comunque l'Orvietana ha condotto e ha portato in fondo. Sì, ti dico la sincera verità, gli ultimi 10 minuti non sapevo veramente cosa fare, perché questi ragazzi li vedo tutta la settimana che si allenano bene, fanno sacrifici e sono già 2-3 domeniche che purtroppo il calcio è fatto di episodi e noi tutte le domeniche un episodio ci condanna. Ora, oggi sul secondo gol, domenica su 2 purtroppo infortuni, sempre del portiere, però i ragazzi ci credono fino alla fine, lavorano bene durante la settimana, ascoltano, quindi sono veramente soddisfatto. Spero questo punto ci dia, sia il punto della svolta per fare un campionato normale, noi ci dobbiamo salvare tranquillamente. Quindi potrebbe iniziare un altro campionato per l'Orvietà? Me lo auguro, purtroppo noi abbiamo cambiato anche tanto, quindi tocca lavorare veramente tanto. Abbiamo iniziato il ritiro con dei difensori, oggi me ne ritrovo 2 diversi e sono 10 giorni che cerchiamo di lavorare e far capire le cose. Piano piano, noi siamo una matricola, come ho sempre detto, dobbiamo solo ed esclusivamente lavorare e portare punti domenica dopo domenica. Qual è stata la chiave della prestazione odierna che ha portato al primo risultato utile in campionato? Ma i ragazzi sapevano che da stamattina quando siamo partiti gli ho detto di stare tranquilli, di giocare a calcio, di aggredire, perché comunque questo è un campionato dove c'è tanta corsa. Bisogna correre, aggredire e poi giocare anche a calcio, ma se non c'è la corsa fai fatica. I ragazzi penso che siamo partiti dall'inizio fino alla fine sempre crescendo, quindi devo fare un plauso ai ragazzi, perché venire a Poggibonsi contro una signora squadra, recuperare una partita come è stata questa qua di oggi, che sull'1-0 per noi abbiamo preso gol dopo 10 minuti, un infortunio sul secondo tempo, prendere un palo prima del gol, è solo da fare un applauso a questi ragazzi. Federico Borri, quel fatale ultimo minuto, potremmo dire così, per sintetizzare gli eventi che sono capitati nel finale? Ah sì, è stato un gol evitabile, purtroppo è un periodo un po' così, e eravamo stati bravi a ribaltare la partita nonostante, ecco, si fosse andato in svantaggio, e purtroppo sulla situazione di panne attiva abbiamo preso il gol del 2-2 e niente, c'è solamente da rimboccarsi le maniche e pensare alla prossima partita. Il campanello d'allarme qualche minuto prima con il palo colpito e il Poggibonsi che comunque aveva dimostrato di esserci a un certo punto della sera. Ma io penso che oggi la dimostrazione sia stata quella di essere una squadra viva, perché abbiamo lottato, combattuto, siamo stati uniti anche nelle difficoltà, perché ci sono state le difficoltà, soprattutto gli ultimi 20 minuti, chiaramente una squadra che è sotto deve fare qualcosa per provare a pareggiare, noi ci siamo un po' abbassati, però abbiamo combattuto da squadra e purtroppo su un episodio, te lo dico, da palla inattiva, abbiamo subito il 2-2, ma comunque io penso che da questa partita noi dobbiamo uscire sia come gruppo sia come ambiente in toto con il messaggio positivo che la squadra c'è, la squadra è viva e daremo battaglia per uscire da questo momento di difficoltà che è inevitabile, insomma si viene da 2 sconfitte, il pareggio in casa, le aspettative magari erano altre, però siamo vivi, ecco, e ci siamo, e già dalla prossima trasferta proveremo a invertire un po' la rotta. Ecco, in questo periodo di calendario sfalsato, diciamo così, ecco, c'è qualche giorno proprio per preparare la prossima trasferta. Concentriamoci sul Follonica Caporra. Ma penso che sia meglio così, nel senso, si riparte subito da domani, si torna in campo, meno tempo per pensare, più tempo per lavorare, e faremo, insomma, gli allenamenti necessari per preparare al meglio la partita con il Caporrano. Sarà una partita difficile perché loro sono squadra forte. Però insomma noi andremo là per fare la nostra partita e fare un bel risultato. Stefano Calderini, il Poggibonsi rimonta, sorpassa una buona Orvietana, poi non chiude la partita. Noi l'abbiamo vista così, potrebbe essere questa la chiave della mancata vittoria? Sicuramente se manchiamo delle occasioni per chiuderla il calcio ti punisce, quindi poi abbiamo preso gol, peccato perché mancava veramente poco. Poteva essere comunque una vittoria, anche se fondamentalmente la squadra non è che mi sia piaciuta moltissimo. Abbiamo concesso, abbiamo fatto fatica anche a impostare, a giocare. Ho visto molta confusione, non tranquillità e non capisco poi da che cosa possa essere scaturita, perché fondamentalmente
nessuno sta chiedendo ai giocatori di fare cose straordinarie, cioè da fare le cose che sanno fare, ma in questo momento credo che la squadra sia un po' in un momento di difficoltà e lo si vede nell'espressione di quello che riusciamo a fare. Poi oggi l'atteggiamento magari è stato anche giusto, la volontà di poter diciamo anche ribaltarla la partita c'è stata e ce l'avamo riusciti, però nel momento in cui siamo andati in vantaggio è come se si dice vai in difficoltà perché non hai la tranquillità della gestione della palla, di fare le cose che comunque fino a poco tempo fa ci riuscivano anche abbastanza facilmente. Ora c'è molta, come posso dire, difficoltà, ma soprattutto poca personalità nella gestione della partita in sé, ecco. E quindi i risultati poi in questa categoria, cioè, ti puniscono, quindi c'è da ritrovarsi un attimino e soprattutto nei giocatori più importanti, perché poi alla fine sono quelli che danno la qualità e la capacità di riuscire a far sì che la squadra si esprima in un certo modo. Io ho visto giocatori importanti che oggi non hanno fatto sicuramente una buona gara e poi è chiaro, se si sbagliano anche delle occasioni che ci sono state concesse, perché poi alla fine il secondo gol è stato un regalo del portiere, nell'occasione di Regoli anche lì un'incertezza del portiere. E quindi niente, lì bisogna essere più cattivi e determinati, e molto probabilmente non sarei stato soddisfatto anche se avessimo vinto, questo lo dico perché siamo lontani parenti di quello che è la squadra che ha fatto divertire a Poggi Bonsi fino a poco tempo fa. Io penso che qualcosa sia entrato dopo la partita di Piancastagnaio, perché quella partita ha un po' segnato uno spartiacque strano dove c'è stata una regressione forte da parte dei giocatori. Oggi ho visto, ripeto, poca qualità, confusione, la palla pesava tantissimo. Oggi insomma, non ho visto da parte dei giocatori più qualitativi la personalità di farsi dare la palla, di giocare la palla in maniera coerente, corretta rispetto a quella che era la situazione. Noi anche a costo di andare controcorrente vorremmo provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, ovvero un Poggi Bonsi che dopo due sconfitte consecutive maturate con quelle dinamiche che sappiamo ha dato comunque un segnale. Sì, ma questo, ripeto, va bene, cioè, è sempre un risultato positivo perché comunque muovi la classifica, ma ancora c'è, siamo ancora, come posso dire, come un ammalato che si deve un attimino riprendere, ecco. Alcuni segnali ci sono stati, lo dobbiamo però dare, questi segnali devono essere comprovati secondo me da prestazioni dove la gestione e il pallino del gioco lo dobbiamo tenere in mano più tempo, ecco. L'impressione che ho avuto è stata quella che potevano da un momento all'altro farci gol e poi alla fine l'hanno fatto, prima hanno colpito un palo interno e poi hanno trovato questo gol su palla inattiva. Però c'è da lavorare, c'è sicuramente da ricompattare, da ricompattarsi tutti, ma soprattutto cercare di trovare quella tranquillità che ci può permettere di esprimerci ai nostri livelli. Ecco, in questo momento, ripeto, la prestazione generale non gli do la sufficienza perché so di quello che sono in grado di fare, l'abbiamo visto tutti, cioè nel senso qui mi sembra che un po' tutti abbiano perso un po' lo smalto e la convinzione delle proprie capacità. E allora guardiamo all'immediato e alla trasferta con il Follone che Cavorrà. Sì, appunto, ora è una partita difficile, però ora secondo me tutte le partite che andiamo ad affrontare sono difficili, perché anche la prossima col Flaminia sarà una partita difficile. Però bisogna, ripeto, bisogna tirare fuori una prestazione d'orgoglio, ma soprattutto una prestazione con lucidità, perché se non riusciamo, ripeto un'altra volta, a tenere un attimino di più il pallino in mano, nel farsi vedere nel fraseggio, e andiamo sempre a cercare subito una profondità, tante volte diventa complicato poi la gestione della palla là davanti, quindi
anche gli attaccanti non sono messi nella condizione migliore per poter, diciamo, impressionire le difese avversarie. Anche se oggi, ripeto un'altra volta, nella seconda parte, all'inizio fino al gol, poco più, avevamo la volontà di rimettere la partita, cioè, ci siamo riusciti e lì manca la serenità e la tranquillità nel portarla a termine, ecco. Bisogna sapere anche valutare le situazioni e gestire meglio, anche rallentare, ma col possesso della palla, non con una palla calciata in avanti quasi un po' a caso per liberarsene. Bisogna avere un po' più di personalità nella gestione della palla e nella capacità di poter, diciamo, mettere in difficoltà gli altri, soprattutto quando sei in vantaggio, che gli spazi si aprono.